i soldi. E allora va bene, benissimo, arrivederci, ci sentiamo prestissimo. Ma io qua in studio, caro Parenzo, una persona che voleva metterti al guinzaglio, voleva anche, pensava che tu fossi qui a Milano, voleva utilizzare un collare e anche una frusta contro di te. È la signora che, ti ripeto, non è solamente una mistress, ma è anche una consigliera una comunale, no, che squinternata, consigliere comunale europeista, antimeloniana, antisalviniana, soprattutto del partito dei gay, Lady De Monique. Buonasera. Eccomi. Ciao Parenzo. Buonasera, signora. Il guinzaglio e frustate. Bene, io volevo anch'io tante cose. Mi dispiace, signora. Sì, però non frusti me adesso. No. E vabbè, tu fai le sue veci. No, assolutamente non mi faccio frustare. Le feci oggi. Posso raccontarti una cosa? No, te la racconto domani, una cosa che mi è successa in un ristorante oggi. Allora, per carità, guarda. Cara signora Lady De Monique, lei è consigliere del partito dei gay, dunque immagino che sia per esempio a favore, che ne so, della legalizzazione della marijuana, della droga leggera, vabbè, o no? Assolutamente sì. Legalizzazione della prostituzione non ne parliamo, anche se lei ovviamente, siccome non c'è la legalizzazione, un po' di nero lo fa, diciamo, un po' che dobbiamo per forza fare? Perché non è legalizzata la cosa, ma soprattutto ha diversi politici nella sua scuderia di schiavi. Esatto. Iniziamo a parlare innanzitutto degli schiavi, perché lei è venuta qui. Ma deputati, senatori, sì, adesso ne parliamo. Innanzitutto è venuta qui, incredibilmente, è venuta qui con un signore che ha detto, io ho detto, ma chi è questo qua, tuo fidanzato, il tuo uomo? No, è il mio schiavo. Ah, beh, il tuo schiavo. Sì, c'è il mio schiavo autista che fa solo quello. Ma è un poveretto, un povero idiota. Ha un rimborso da questa cosa? Cioè, lo premi con qualcosa o no? No. Cioè, basta la mia presenza. Basta, cioè lui ti omaggia, cioè, ti omaggia malata, da schiavo. Ragazzi. Ma poi oltretutto, cioè, dovrebbe pagare in realtà per vedermi. Esatto. In questo modo non paga nemmeno. Ha la possibilità di vedermi gratuitamente. Io non vorrei deluderla, ma chi se ne frega della De Monique? Chi se ne frega di te piuttosto, esatto, che non ma sei io nemmeno non pagherei in neanche un caffè. Ma io manco un caffè alla De Monique, ma chi me ne frega di questa? Un gli schiavi della De Monique. Sei tirchio. Ma io non sono uno dei tuoi schiavetti, io non me ne frega nulla di quello che fa lei, signora. No, però attenzione, è interessante perché una parte della società, prima ne parlavamo, in realtà è organizzata sostanzialmente sullo schiavismo, cioè dire, lei sostiene che gli uomini sono fondamentalmente schiavi delle donne o no? Allora, sono tutti schiavizzabili perché ognuno ha la chiave giusta per essere schiavizzato. Cioè, potenzialmente tra il 100% di uomini che sono in circolazione, quanti è che possono diventare schiavi? Schiavi nel senso possono farsi... Secondo me la metà degli uomini possono diventare schiavi. Basta trovare la chiave giusta per sottometterli. Mm. Ecco, a proposito di uomini che sono in politica, quello che ti ha accompagnato non è in politica, immagino. No, quello no. Cioè lui ti accompagna ed è il premio, cioè tu invece di farlo pagare sostanzialmente ti accompagna in giro, ti scarrozza in giro. Esatto. Ma cioè, è sposato quel signore? Saranno cazzi suoi, è sposato, ha figli. Ma è un signore che fa da schiavo autista di quella. Lady De Monique, potrà farlo vabbè, o no? Ma è un perverso, c'era qualcosa della testa di perverso, però si può dire questo o neanche questo? Ma magari c'ha un paio d'ore libere durante il giorno e dice vabbè, accompagno la Lady De Monique. Se un libro, ma perché uno deve accompagnare la Lady sbroccata? Posso dirti io? Ho una certa invidia per Lady De Monique da questo punto di vista, perché avere uno schiavo o una schiava che mi scarrozza di nulla, anzi, lei dice dovrebbe pagare per vedermi, per vedere la sua. Aspetta, ma c'ho la chicca da raccontarti. Qual è la chicca? Io avevo il tassista schiavo che faceva partire il tassametro, però i soldi gli dava me. Beh, amico mio, qui siamo a livelli di patologia importante. Tassisti di Milano, amici miei, chi è costui? Io conosco un sacco di tassisti milanesi che sono grandi ascoltatori della Zanzara. Che ridi la licenza? Perché che ti frega? Uno no, può fare quello che vuole. Uno psicotico, ma uno mette il tassametro. Ma sì, però è uno psicotico, questo sicuro. Ma non lo so, perché uno psicotico? Tu cataloghi tutti come degli psicotici. Perché psicotico? Ma no, ma uno, scusami, ragioniamo un secondo. Uno che carica la sbrindellata a bordo e mette il tassametro e paga lui per portare la sbrindellata, ma mi sembra oltretutto un pazzo scatenato. Aspetta, una volta siamo andati a prendere il mio ragazzo in aeroporto e ha pagato il tassametro per portarmi a Orio. Ma tutto questo perché il mio ragazzo. La concezione, cioè l'idea dello schiavo è quello proprio di essere un tuo adoratore praticamente, no? Ma tu lo trattavi anche male, gli schiavi li tratti male, l'autista per esempio che è qui, che io vedo qua, lo tratti male? Questo non l'ho ancora trattato male, cioè non gli dici brutto pezzo di merda, no, stronzo, non l'ho infame, ancora lurido. Trattato male, no, yeah. No, no, quell'altro, il tassista, l'hai trattato male? Certo, cioè che gli dici, brutto pezzo di merda, portami, grazie che mi hai portato, dammi i soldi. No, sì, praticamente brutto
coglione, sgancia il cash, bene, il tassametro è arrivato a 100 euro, me ne devi dare 120. E così, e lui paga. E lui paga. E certo, godono nell'essere sfruttati. Dai, ma questa è la chiave. Concordiamo che è gente che populista, sovranista, e che viene da una cultura retriva della destra italiana. Dobbiamo anche dire che la maggior parte sì sono di destra, perché? Come sono di destra? Non dare ragione ma a secondo me sostituiscono la figura dittatoriale del Duce con me, io sono una dittatrice nei loro confronti. Cioè, la maggior parte degli schiavi che tu incontri sono di destra? Sì, inevitabilmente. Perché stai a nord, perché sei qui a Como. Ma no, vabbè, ma ne ho anche qualcuno che è di sinistra. Però cioè qualcuno che ci ha tatuato Che Guevara addosso. Cioè, però sì, sono pochi. Senti, allora andiamo ai deputati e ai senatori. L'altra volta ci hai raccontato di questo senatore di centrodestra che è stato rieletto, mi sembra, no? Sì. Senatore di centrodestra, che cosa fa? Che si inginocchiava? Che cos'è che faceva questo qua? Allora, io lo insulto chiamandolo lurido fascista. Sì. Bello. Sgancia il grano, mi lecca i piedi, però fa poco, cioè non è che faccia chissà che cosa. Quanto sgancia per questo? Sgancia tanto. Tipo? Tanto, i soldi dei contribuenti finiscono a me. Tipo no. Ma diciamo sui 2-3 mila euro quando scendo a Roma c'ho la mia busta. A botta ogni volta, 2-3 mila euro a botta. Eh sì, perché mi dà la busta con il regalo, non abbiamo mai 2-3 mila euro per farsi insultare, per farsi dire brutto fascista, eccetera. E per cenare insieme. E per leccare i piedi. Sì. Ma lecca solo i piedi, non gli dai un calcio sui coglioni come fai di solito? No, ma no. La signorina è specializzata in ball busting, caro Parenzo. Calci nelle palle. Di cui abbiamo parlato più volte. Quanti politici hai nella tua scuderia di schiavi? Allora, ad oggi sono 5. Quindi schiavi. C'è il senatore, c'è il sindaco, c'è un assessore e poi ci sono due consiglieri comunali. Due consiglieri. In Parlamento solo uno ce n'è. Sì. C'avevi uno dei 5 Stelle una volta. Ce n'era uno. È uscito, cacciato dal Parlamento. Scusa, io voglio capire una cosa. Tu hai tuo nemico giurato Salvini? Figli, signora Lady? C'ho un fidanzato. Fidanzato? Allora, non ha una vita normale. Scusa, però, e la tua famiglia, per esempio, come ha preso questa tua carriera sfolgorante praticamente? Perché guadagni un sacco di soldi. Adesso io non so quantificare, ma saranno almeno sui 100.000 l'anno. 150. Beh, hanno detto. Mio padre ha detto che dovevo iniziare a farlo prima, che ho perso tempo a lavorare. Hai capito il papà? Questo però non è male, devo dire la verità. Non è male. Vabbè, ma è un idolo. Applauso al padre, possiamo mettere un applauso al padre per favore? Grazie. Applauso al padre di Lady De Monique, che ha preso la cosa come va presa, non condannando, non incazzandosi, non disperandosi, eccetera. L'ha presa come una cosa va presa. Ma scusami, ma ai figli gli devi voler bene indipendentemente da tutto. Poi io non è che vado a spacciare al parco ai ragazzini. Esatto, diciamo qualche piccola cosina ogni tanto molto irregolare l'hai fatta, adesso non torniamo su quelle vicende lì, però insomma al di là di questo non ammazzi nessuno, questo è il punto. Non commetti reati, diciamo, questo non c'è dubbio. Non so se sia il sogno di ogni padre di avere una figlia che ha degli schiavi, però ma sarebbe stato meglio fare il chirurgo, chiaro, però tra fare il chirurgo, fare la mistress e andare a sparare alla gente, forse è meglio la mistress. Non c'è dubbio, tra le due cose meglio. Non c'è dubbio. Tu facevi la commessa prima. A 1000 quanto guadagnavi? A 1200. 1200. Non torneresti mai più a fare la commessa? Ma assolutamente no, assolutamente no. La mia borsa ne vale 3000, quindi scusa. Ma anche perché servivi prima, invece adesso servivi e adesso invece domini. Questo è il servire, ora si fa servire. Adesso c'hai l'autista, prima servivi ai tavoli, per carità, cosa degnissima, a Como, tu sei di Como, no? Abiti a Como. Ma a Como quanti schiavi ci sono in percentuale secondo te? Ma allora, Como è una città strana. Diamo una notizia ai cronisti comaschi. Dobbiamo dire che a Como abita per esempio un deputato della Lega che si chiama Borghi a Como. Ma non l'ho mai incrociato Borghi. Ma lo sottometteresti, signor Borghi? Assolutamente sì, assolutamente sì. Lo invito gratuitamente dentro il mio studio. Così a vedere. Non so se verrà, francamente, conoscendolo, no. Il fatto che sia felicemente sposato non c'entra nulla, perché la maggior parte delle persone immagino lo
questo punto di vista lo conosco sì, ma la maggior parte sono tutti sposati, a parte che ha detto che se volesse regalare la collana all'amante avrebbe bisogno del contante, quindi ha dichiarato che c'ha l'amante. Ma no, l'ha detto così in generale. L'ha detto in generale perché è a favore del contante. Ma anch'io sono a favore del contante, anche lei. Una cosa che lega lei ai leghisti è questo, il contante, l'uso del contante. Beh, sì, beh, però, ti credo. Lei per motivi però, di evasione fiscale. Però ragazzi, nessuno esce di casa con 10.000 euro in contanti, ecco, appunto, a comprare qualcosa, cioè. Scusami un attimo, ma assurdo. No, ma io voglio dire una cosa. Tu hai una volta avevi detto che c'avevi un contratto di schiavitù. Esatto. Cioè facevi dei contratti scritti. Sì. Che cazzo servono i contratti di schiavitù? Contratto illegale, illecito. Vabbè, ma che sarà è illecito, va bene, è illecito, però cioè siamo non può esistere, è un ossimoro. Sì, ma tra di noi possiamo anche farlo, stipularlo un contratto. Che serve qualunque così cosa, per la terranina, signora, perché uno sa di avere questo contratto, che, un obbligo. Sa che ha questo contratto e sa che ci potrebbero essere delle punizioni o delle multe. È un gioco, nessuna punizione. Siamo di fronte a due squinternati, una che si fa pagare e quindi ha la mia anche stima, e un altro povero idiota che è lì in piedi ad assistere a questa trasmissione, a portare in giro questa squinternata anziché stare con la fidanzata, i figli, la moglie, che ne so io, a leggersi un libro, sposato, andare a bere una birra con un amico. Ma saranno fatti i suoi, non mi interessa la loro vita. Beh no, ti interessa moltissimo. La maggior parte ti confessano di essere sposati. Ma chi me lo confessa, bene, ma non è che cioè, sul 100% di schiavi che tu hai, quanti schiavi hai in questo momento tra tutti? Quelli contrattualizzati e non contrattualizzati, perché ci sono anche quelli contrattualizzati e quelli no. Anche gli abusivi. Diciamo, ci sono i contrattualizzati e gli irregolari. Quanti ce l'hai in tutto? Allora, di quelli fissi. Sì, fissi. No, in generale, quanti ruotano intorno al mese? Quanti schiavi ci sono che ruotano? Ma al mese ne verranno fuori sui 70 di questi 70. Sì, 70 schiavi, perché non ci possono essere 70 schiavi in giro. Ma no, ma è un paese finito. Sì, ma poi ascolta, ho 5.000 numeri salvati sul telefono. A 5.000 numeri salvati, ma perché gli altri sono tipo occasionali, che vengono magari una volta ogni 3 mesi, una volta ogni 2 mesi, e non è che ci sono 5.000 clienti in questi anni, cioè memorizzati. Sì, 5.000 clienti. Cioè, la cosa che più va di moda, mi dicevi prima di entrare qui, caro Parenzo, è l'umiliazione in pubblico. Questo ultimamente mi stanno chiedendo, basta venire alla zanzara da questo punto di vista, signora, non è che basta pagare, basta che viene qui, telefona e c'è l'umiliazione in pubblico, è molto semplice. Vai a cagare, vai. E allora dimmi, senza passare da lei, basta che chiamino qua 800 24 00 24, qui c'è l'umiliazione in pubblico. Come funziona? Allora, che questi mi contattano per fare delle pratiche pubblicamente, ma delle pratiche tipo. Andiamo tipo al parco, lei passeggia con gli stivali, gli sporca di fango e io glieli lecco su una panchina. Questi qua si fanno al parco pubblicamente, al parco, senza gente vicino, però. Al parco, oppure si fanno portare al guinzaglio in giro pubblicamente. Mamma, io non ho mai, chissà come, non ho mai visto ma io ho visto delle scene di gente portata al guinzaglio, anche l'autista lo fa, di essere portato, gli piacerebbe all'autista essere portato in giro con guinzaglio, secondo me sì. Ma potrebbe essere, io l'ho visto in faccia, secondo me sì, gli piacerebbe essere portato con guinzaglio. Niente di male, per carità, niente di male. Io lo trovo tutto fino adesso io trovo tutto assolutamente normale. Sì, prova a farlo. Prova a andare nell'ufficio del direttore, del direttore Tamburini con quella guinzaglio. Prova, vediamo se tutto è normale. O se sono io che sono strambo. Prova a presentarti su al piano dal direttore, che adesso sta chiudendo il giornale. Sì. Dai, vai dal direttore Tamburini con quel coglione al guinzaglio. No, e il direttore dice: scusa, no, cos'è? Io no, questo è uno che vuole farsi umiliare. Con lui al guinzaglio. Sì, andate, vediamo se è matto, sono io. Andate, no, andate su con quella guinzaglio. Adesso vai. Ti fai mettere fatelo. Il guinzaglio, dai. Fatelo, no, io sono qui, non faccio mettere nessuno. Allora, dopo ti metti adesso, di guinzaglio, vai adesso al direttore. Mi porta, vai adesso mi vai porta dall'amministratore direzione... delegato della radio. Vai al guinzaglio. Vai lì. Al decimo piano dall'amministratore delegato, dal direttore generale. Mi faccio mettere il guinzaglio e ci vado. Adesso andiamo. Quanto costa l'umiliazione in pubblico? €400 €400 Ma dammele a me che ti porto io al guinzaglio. Vado su al decimo. Vai. Grazie. Italiani!